Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nella grande chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui vogliamo raccontarvi la storia di Gianfranco. Gianfranco ci ha scritto per raccontarci quello che è accaduto 2 maggio del 2022. Mio padre quella mattina uscì di casa per andare al lavoro, aveva un appuntamento con un cliente, si trovava un certo numero di chilometri distante, quindi doveva percorrere un po' di strada da casa fino ad arrivare nel posto in cui era diretto. E lui racconta: per me il miracolo è arrivato proprio quella mattina. Riuscì a scendere nel supermercato e da lì la tragedia. Cadde, entrò in coma, aneurisma cerebrale. La fortuna volle che qui si trovò in mezzo a tanta gente, quindi soccorso e portato in ospedale. Da quel giorno inizia il calvario della nostra vita. E quindi io la sera stessa nel reparto di terapia intensiva mi avvicinai alla statua della Madonna, cominciai a pregare per tutto il tempo. Il dottore non ci diede tante speranze di rivederlo e se mai dovesse rimanere con noi non sarebbe tornato come prima, racconta Gianfranco, in base a quelle che erano le parole dei medici. Io inconsciamente dissi al primario: dottore, è un miracolo? Lui si girò verso di me e mi disse: io di miracoli ancora non ne ho visti. Dopo meno di 24 ore fu trasportato in un altro ospedale e, racconta Gianfranco, per me lì avvenne il secondo miracolo. Mio padre lo potettero operare. L'operazione andò bene, ma mio padre stette lì per 40 giorni esatti. E qui Gianfranco racconta, mi vennero in mente i 40 giorni, le 40 notti che Cristo trascorse nel deserto. Pensai così: io ero in preghiera nella cappella dell'ospedale, perché pregavo Gesù e mi affidai con tutto me stesso a Padre Pio. Finalmente mio padre, dopo 40 giorni esatti, chiese l'acqua. Di lì passarono altri 10 giorni. Un giorno, mentre mia madre era dentro con mio padre, io ero fuori e accadde questo. Mio padre chiese a mia madre una lavagna, una lavagnetta e il pennarello. Lui a manapena riusciva ad impugnare la penna, però impugnandola scrisse un numero, 135. Questo fatto mia madre lo raccontò il giorno successivo a casa. Io istintivamente andai a ricercare sul web questo 135, ovvero 135 e Padre Pio. E mi diede un risultato Google. 25 maggio, 135esimo anniversario della nascita di Padre Pio. Io capii subito il miracolo, perché in quel momento stesso mio padre mostrò quei numeri, 135, senza alcuna spiegazione a mia madre, in terapia intensiva. Io mi trovavo nel corridoio della cappella dell'ospedale, in preghiera. E in quel momento vidi uscire da una porticina attaccata alla cappella, con di fronte l'immagine di Padre Pio, un infermiere che portava una carrozzina. Dentro c'era un bambino che nasceva e il papà che aspettava fuori. Quindi sommai le due cose, il 135esimo anniversario di Padre Pio e più una nascita. Tutto questo nello stesso momento, un profumo fortissimo mi avvolgeva. Oggi mio padre è a casa con noi dopo 7 mesi di vari ospedali. A livello neurologico è tutto a posto, scrive Gianfranco. Ricorda tutto, parla bene, deve solo un po' recuperare con la fisioterapia per le gambe e le braccia e spero che guarisca del tutto. Padre Pio quella notte è stato nella sua stanza.